Io sono Sara, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo ad aprire un altro calendario dell'avvento. Purtroppo sarà l'ultimo che vedrete qui sul mio canale. Spero che l'anno prossimo ne potremo aprire un po' di più. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessun nuovo video. Giù nella info box vi lascerò tutti i link diretti ai miei altri social e anche al calendario dell'avvento che vi sto per mostrare e agli altri video che sono usciti di questa categoria. Iniziamo. Il calendario dell'avvento in questione è questo qui di Make Up Revolution, è veramente un gioiellino, è a cassettini, lo andremo poi a ricomporre e lo apriremo su Instagram o TikTok a dicembre. È carino, mi piace veramente tanto questa confezione, infatti mi sa sinceramente che poi la terrò e la sfrutterò diversamente, ci metterò qualcosina dentro. Dentro la scatolina c'è scritto Merry Christmas with Love XX, adoro. Che carini, ma quanto sono carini. E andiamo ad aprire il calendario. Eccolo qui, è da 12 caselline, è molto molto carino questo qui sinceramente. Me lo immagino tipo qua dietro, esposto, Natale. Bello, bello, bello. Comunque vi volevo ricordare che tra pochissime settimane sarà il 1° di dicembre e ogni giorno su Instagram apriremo il calendario dell'avvento di Nabla. Quindi se non mi seguite andate a farlo. Questo calendario dell'avvento mi è stato gentilmente omaggiato da Maki Beauty e vi lascerò in info box, come vi ho già detto, il link diretto a questo calendario e anche al loro sito, e vi lascerò il codice sconto che mi hanno fornito per voi, che sarà attivo per tutto il mese di novembre. Andiamo ad aprire la casellina numero 1, che è questa qui. Pensavo tipo che dovessi aprirla, invece già no, vabbè, adoro. Quindi già da qua si vede che cosa c'è al suo interno. Oddio, questa cosa può essere sia brutta che bella, dipende come la prendete. Perché se volete l'effetto sorpresa e volete scartare qui, appena prendete la casellina numero 1, già sapete cosa c'è al suo interno. E abbiamo una palettina per il viso di Make Up Revolution che si chiama Glow Up. Mi ispira tantissimo. Make Up Revolution mi ha accompagnata per tutto il mio periodo accademico. Giustamente all'epoca non è che avevo le possibilità economiche mantenermi anche i trucchi costosissimi di alta qualità. Quindi compravo quelli low cost, utilizzavo spesso e volentieri i prodotti di Make Up Revolution per fare pratica, anche per gli esami stessi. Però devo dire che non sono niente male. Mi sono sempre piaciuti, hanno una qualità veramente ottima. Come brand low cost è uno dei miei preferiti. Questo pack lo mantengo così. No, vabbè, sto amando, adoro. Andiamo alla casellina numero 2, che eccola qui. Che poi dietro c'è un cartonato. Non so se c'è qualcos'altro là dentro, oppure se solamente per tenere le scatole un pochino verso l'esterno. Allora, questa è la casellina numero 2. Come vi ho già detto, è un calendario da 12 caselline. Quindi dovete decidere se aprirlo dall'1 oppure dal 2. Che cos'è? Lip? Lip scrub. Ah, ok, c'è qualche profumazione particolare? No, molto molto carino, tutto sul rosa. Ho notato effettivamente, c'è altro? No, che poi io genio, cadeva per terra, si faceva mille pezzi. Quest'anno il Natale si è trasformato, i colori natalizi si sono evoluti. Non ci sono i soliti colori natalizi, va molto il rosa. Ho notato anche per esempio dei negozi che hanno già messo tutto per quanto riguarda Natale, le decorazioni dell'albero. Tutto rosa, tutto, tutte le palline, le decorazioni. Tutto rosa, che bello. Io apprezzo, adoro. Andiamo alla 3 che sta qui sotto. Ho paura che mi cada tutto. Questo è più grande e non pesa niente. Che cosa c'è qua dentro? Una maschera. Ma raga, io sto adorando la cura dei dettagli. Ma sono bellissime! Vogliamo parlare della cura dei dettagli, che il pack delle ciglia finte è coordinato al tema del calendario. Non è da sottovalutare, ma è bellissimo. No, vabbè, io queste qua le amo. Ma sono... È già aperto? Sì, è già aperto. Non c'è la plastilina davanti che copre. Molto belle. No, vabbè, sto amando. Vi giuro, con queste piccolezze impazzisco. Cioè, quando è tutto bello coordinato, amo, amo, amo. Ok, andiamo alla casellina numero 4, che è qua. Numero 11 si è nascosto. Andiamo alla 4. Questa è la 4.
Che c'è qua dentro? Non è qualche... Sono due prodotti. Se sono due prodotti, urlo. No, vabbè! Abbiamo veramente due prodotti, quindi alla fine è come se non fossero 12 caselline, ma un pochino di più, perché abbiamo doppi regali. Che bello! Questo calendario lo sto amando, lo sto amando. Che cosa sono? Che non l'abbiamo manco visto. Sono due ombretti in stick. Questo che è un color champagne, molto molto cute. E poi abbiamo quest'altro che è un bronzato. Belli. Bellissimi. Che poi quando lo andremo ad aprire sull'altro social, dato che lo stiamo già aprendo ora, purtroppo non avrò questo entusiasmo che ho ora, perché ora è una sorpresa, quelli invece so già quello che c'è. Peccato, spero che chi mi segue sugli altri social non si stia perdendo questo video. Andiamo alla 5, se no li rimanderò. Che pesa, che c'è qua dentro? Vi rimanderò a questo video per vedere proprio le prime impressioni di questo calendario. Questa qui è la numero 5, pesa. Che c'è? Ho aperto da qua ed è chiuso. Devo aprire dall'altra parte. Vabbè. Che cos'è? No. Io non sto impazzendo per il prodotto in sé. Io sto impazzendo per la cura del dettaglio, che è il pack fatto apposta per questo calendario. Perché ci sono tantissimi brand high cost, che questa cura non la mettono. E per quanto costano quei cavolo di calendari, dovrebbero prendere spunto da questi calendari low cost. Adesso non mi ricordo quanto costa nello specifico, dopo lo andiamo a cercare. Se non mi ricordo male, sui 40, ma per essere Makeup Revolution e per avere questa cura del dettaglio non è da sottovalutare, non lo fanno tutti. Può essere anche che in gamma questo prodotto esiste già, è sicuramente così, però quando vanno a rifare il pack vuol dire che loro veramente lavorano su questi calendari, cioè proprio ci mettono l'anima nel farli bene. E secondo me, per chi è amante di questo brand, per chi lo acquisterà o lo ha già acquistato, perché sono già usciti da mesi questi calendari, è bello notare queste piccolezze. Voglio vedere se anche il profumo è natalizio. Questo comunque è uno spray fissante illuminante. Non lo sento bene il profumo, vi aggiornerò quando mi passa il raffreddore. Bello, complimenti Makeup Revolution per la cura dei dettagli, veramente mi state facendo emozionare. Andiamo alla 6. No, vabbè. Adoro! Bellissimo, io che mi sto emozionando per un calendario dell'avvento, ma... No, adoro, adoro. Questa invece è una palettina sempre per il viso con illuminanti e blush. 1, 2, 3, mi ispirano un botto. Andiamo alla numero 7. Bossettino, guardate che carino che c'è pure il bacino qui su. Ed è un nude, non è un rosso natalizio, però è un bel nude. Da notare anche che c'è un bel bacino inciso sul rossetto. Colorazione bello, bello questo. Sarebbe stato figo avere anche la matita di accompagnamento, però dai. Linea numero 8. Ecco, questa mi piacerebbe tanto provarla da subito, però la proveremo poi perché, come vi ho già detto, lo chiudo. È un primer per gli occhi nella colorazione medium. Questo mi ispira, devo capire se questi pallini qua dentro sono normali, non so se si vede in video. Sono dei pallini qua. Andiamo alla 9. No, vabbè, che carino. Carino. A parte i rossetti o pennellini piccoli non entra niente. Carino. Ne ho tantissimi e questo è troppo piccolo per quello che utilizzo io. Però dai, carino. Per chi non ne ha sai, ci sta. Andiamo alla casellina numero 10. Siamo già arrivati alle ultime 3 purtroppo, perché questo calendario veramente mi sta piacendo e mi sarebbe piaciuto avere quello da 24 caselline, che secondo me è anche quello da gioie. No, vabbè. I pennelli di Makeup Revolution sono fantastici, bellissimi anche questi, super super carini, rosa, sempre a tema con il calendario, stupendi. Aspettate, voglio provare, voglio vedere se in questo
Entrano. No, non sono stati fatti apposta per questo. Ok. Siamo arrivati alla penultima. Andiamo subito ad aprirla. Sinceramente nell'ultima, dalla forma che ha, mi aspetto una palette. Dato che abbiamo trovato il primer per gli ombretti, abbiamo trovato i pennelli, una palette l'aspetto. Che cos'è? E abbiamo trovato anche un mascara. C'è una palette in quello, sicuro. Questo l'avrebbero potuto fare in rosa. Apriamolo, vediamo com'è. Lo sto prendendo solamente perché lo voglio poi testare. Se non lo sapete, di solito i mascara non li apro, se non ho intenzione di testarli subito. E siamo arrivati all'ultima casellina. Allora, se è una palette vuol dire che qua sotto già si intravede. Come dico io? Vediamo. No, vabbè. No, l'ho strappato. No. No. Che bella. Ed è anche molto natalizia, soprattutto per questo dorato. Wow. Che poi le palettine di Makeup Revolution, alcune sono veramente fantastiche, pur costando pochissimo. Con questa ci faremo dei look pazzeschi. Siamo arrivati alla conclusione di questo calendario. Peccato che duri solo 12 caselline. Maki Beauty mi ha dato la possibilità di scegliere quale calendario dell'avvento aprire qui sul canale. Avevo scelto in realtà quello da 24 caselline, ma non era più disponibile. Quindi alla fine ho scelto questo da 12, ma è bello ugualmente, è fantastico. Un attimo che lo ricompongo. Eccoci qua, l'ho ricomposto. Sono andata anche a guardare il prezzo, viene 53 euro. Secondo me, per quello che c'è al suo interno, per la cura dei dettagli sia del pack esterno che per quanto riguarda alcuni prodottini che abbiamo trovato al suo interno, li vale. Anche perché tenete in considerazione che Makeup Revolution rispetto a anni fa ha un pochino aumentato i prezzi, quindi per essere ci ha solo 12 caselline, ma per alcune caselline al suo interno è come se ne aveste qualche d'una in più. Secondo me è molto molto valido come calendario dell'avvento. Avete visto nel corso del video che sono stata molto entusiasta nell'aprirlo. È veramente stupendo, mi è piaciuto tantissimo, soprattutto ribadisco per la cura dei dettagli. Mi sarebbe piaciuto continuare ad aprirlo perché c'è una gioia dopo l'altra, veramente stupendo, bellissimo, super consigliato. Unica pecca è che non ho trovato un prodotto rosso, che sapete quanto ci tenga a trovarne uno nei calendari dell'avvento. A parte questo, mi piace, bello, mi è piaciuto, super super consigliato, molto molto bello. Fatemi sapere giù nei commenti se voi avete acquistato già un calendario dell'avvento, se questo qua vi è piaciuto e se lo acquistereste. Come vi ho già detto, giù vi lascio tutti i link diretti. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questa parte del video e spero che questo format vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirmi su Instagram e TikTok e di attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessun nuovo video. Al prossimo, ciao!